amministrazione. Certo, ho avuto un incontro molto direi positivo con i sindaci che naturalmente rappresentano anche delle esigenze importanti. Si sta facendo oggi in Abruzzo quello che è stato realizzato negli anni 80 in regioni come la Toscana, l'Emilia Romagna, il Veneto, la Lombardia, e c'è una razionalizzazione delle reti. In particolare abbiamo il problema di territori montuosi, e abbiamo già esempi nel nostro paese come la Val d'Aosta che ha risolto con una centralizzazione ospedaliera questi aspetti. È naturalmente un discorso difficile, ma è confortante sapere che il Presidente della Regione, il Subcommissario e anche, devo dire, i sindaci affrontano tutti questo problema con la massima determinazione e avendo in mente l'interesse dei cittadini e null'altro. Questo è quello che noi facciamo, questo è quello che il governo intende fare. Noi vogliamo che l'Abruzzo in tempi molto brevi abbia una sanità che non faccia invidia, che non sia peggiore, che faccia invidia a sanità peggiori e che non sia peggiore delle sanità del nord di cui tutti noi intanto parliamo. E le difficoltà per i cittadini sono invece le cose importanti. È chiaro che quando si fanno dei cambiamenti, direi ampiamente condivisi, in direzione ampiamente condivisi e già sperimentati in altre regioni, ma quando si fanno comunque dei cambiamenti si ha il coraggio, e devo dire che questa giunta ha il coraggio di fare questi cambiamenti, naturalmente si creano delle disfunzioni, avvengono delle criticità dovute proprio al cambiamento stesso, però l'esperienza e gli studi fatti ci dicono che in tempi brevissimi il cambiamento porterà dei grandi vantaggi. In sintesi, dobbiamo dare molta più forza al territorio, alle cure primarie, ai medici di medicina generale e creare una vera continuità assistenziale per i cittadini dell'Abruzzo. E la scommessa anche dei sindaci questa? E io mi auguro proprio che, cosa che naturalmente con differenziazioni tra una situazione e l'altra già comunque avviene, che questo sia proprio un lavoro corale. Grazie.